Ciao a tutti. Dunque, questo è un video un po' chiacchiericcio perché ieri ci siamo entrati nella mente, abbiamo tentato di addentrarci nella mente, o meglio, nella vita di un uomo veramente psicopatico. Quindi oggi argomento un pochettino più leggero, le mie follie. Prendendo dal presupposto che una psicopatica è una persona che manca totalmente di empatia, io sono stata già accusata tantissime volte di essere una persona fredda, mio Dio, speriamo di no. Ma proprio no, cioè, l'ultima cosa che vorrei è essere una persona fredda, quindi rilassiamoci. Diciamo che al limite sono una persona calma, ma non confondete la mia calma di questo momento perché sono molto molto stanca con la freddezza tale per cui se vi vedo rantolare per strada non chiamerei neanche il pronto soccorso, cioè io non sono così, ecco. Comunque, quello che vi volevo dire è questo. Le mie follie durante la scuola. Voi sapete che ho fatto il Politecnico di Torino e c'era un professore che interrogava per anche 4-5 ore. Più che interrogazioni erano quasi interrogatori della polizia, diciamo. E adorava torchiare le persone, fare del male, secondo me, perché insomma ci hanno fatto piangere diverse ragazze. E mi ricorderò sempre che lì avrò avuto, credo, 23 anni. Però ho sempre avuto un caratterino abbastanza fiero, purtroppo, o per fortuna, non lo so. Delle volte mi ha aiutato, delle volte ma proprio. O mi aiuta il mio carattere o mi stronca, ecco. Il mio carattere mi ucciderà, credo. Comunque, io ho pensato, ma se proprio devo piangere, ma vaffanculo, mica lo voglio fare per prima. Che pianga lui per prima, poi al limite piango io perché non finisco più la scuola. Quindi, cioè, io sono partita dal presupposto che non volevo piangere per prima. Il problema era questo, che cioè, già lui faceva interrogazioni su roba che non aveva spiegato, quasi sempre. Poi ogni tanto ti chiedeva qualcosa così a caso, che magari aveva menzionato così, appena appena. C'ho i nodi per i capelli, quindi non rompete, non ho tempo per squagliarmeli, li faccio adesso. Dicevo, chiedeva qualche cosa così en passant di quello che aveva spiegato. Poi il resto era tutta roba di ragionamento che secondo lui tutto ci doveva arrivare anche se lui non aveva spiegato una mazza. Quindi auguri ad arrivarci. Auguri e se voi ci arrivate bene, io non ci capisco un cacchio. Comunque, intanto che ti interrogava, sto bastardo faceva i suoi discorsi maschilisti, che tra l'altro in Germania nelle scuole è vietato il maschilismo. E ti possono sbattere fuori dalla scuola. Proprio nelle cose delle regole dell'istituto, no al razzismo, no al maschilismo. Quindi, si dovrebbe far furbo, se si incontra con dei suoi insomma, colleghi in Europa, insomma, potrebbe fare la figura del cafone deficiente maschilista in tutta Europa, che ci ha già pensato Berlusconi più e più volte, quindi vabbè. Detto questo, intanto che interrogava sta carogna pezzo di merda, ha pensato bene di dire: io non capisco perché le donne facciano ingegneria. Io penso, ma i cazzi tuoi, ma Madonna santa, i cazzi tuoi. Vabbè, questo individuo ha fatto il suo discorso completamente contro le donne. Quello che mi ha fatto più incazzare è che la conclusione è stata: ma io non ce l'ho con le donne. Siccome non sono capace di star zitta, perché proprio non sono capace di star zitta quando le cose sono così, io l'ho guardato e gli faccio no, no. E lui già lì l'avevo irritato, no, perché poi non gli potevi dire un cazzo, dopo che lui ha fatto un discorso mezz'ora contro le donne, davanti a tutti tra l'altro, davanti tra l'altro all'assistente che aveva la moglie che aveva fatto ingegneria e aveva finito tipo col massimo dei voti. Neanche l'assistente ha avuto le palle di dire: ma che cazzo stai dicendo? Ma tornate nell'era paleolitica, demente. Cioè, riesce 110 lode,
che ne so, il diritto di pubblicazione e sei un demente proprio, un troglodita di merda. Comunque, a quel punto, quando lui mi ha risposto no, no, io ho pensato, vabbè, adesso finirò, adesso lo meno e finirò a fare architettura. Boh, non so, sarò espulsa da tutte le scuole italiane. Io l'ho guardato e gli ho detto, ma lei pensa a quello che dice? Anzi, gli ho detto, ma lei, ma pensi a quello che ha detto? Così, ma pensi a quello che ha detto? Non ha più detto una parola, non ha più detto un cazzo. Beh, veniva da piangere a quel punto, perché vabbè. No, più che altro perché pensavo adesso mi sbatte fuori da ingegneria. Invece, incredibilmente, quella volta mi ha dato 18 e non mi ha mai più parlato. Quando mi incontrava nei corridoi, no? Faceva finta di niente. Anche perché io l'ho fatto apposta, perché sono una stronza. E erano gli unici periodi in cui sono andata a scuola con la gonna, con la minigonna, facendolo apposta. E vabbè, non ero un cesso come adesso, ma bella non sono mai stata, quindi vabbè, pazienza. Però avevo la minigonna, facendolo apposta. Perché comunque cioè, non puoi permetterti di fare qualcosa, erano già gli anni 2000. Comunque io nella scuola ho visto la merda più totale. Chissà quanto devo ancora vederne, tra l'altro. Quante scene, quante cose dovrò ancora vederne. Non finirò mai, mamma mia. Avete a che fare con un'area un po' stanca, minchia. Sono proprio stanca, 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 stanca. E, no, fosse un uomo penso che avrei la barba lunga così, no? Le occhiaie, vabbè, le occhiaie ce le ho. Ho solo tanto questi poveri occhiali che cercano di riparare le occhiaie, ma me le tengo su così, guardate. E non ho ancora comprato smalto per le unghie perché stasera avevo solo testa di tornare a casa, di mettermi giù mezz'ora così morta, no? E, sì, avete assolutamente ragione. Chiunque mi senta, sì, dovrei farmi le canne. Solo che fa illegale, ecco. Credo che faccia proprio illegale. Non sono una persona così coraggiosa, ecco. In più, questi video li vede mia madre, quindi sarà felicissima. Dopo questo video mi farà un. Così, ma non importa, tanto sono la sua figlia peggiore. Ne ha avuti due, dopo di me non ne ha avuto più nessuno. Avrei detto, minchia, chiudiamo bottega dopo di te. Con un carattere così, ah, tutto quello che non dovevo fare, pensare di fare, io credo di averlo fatto. Devo soltanto più prendermi la patente del camion e poi ho fatto filotto. Mi prendo la patente del camion e dentro il mio camion ci metto, non so, invece delle foto degli uomini nudi ci metto le foto di New Reeves, che è l'unico con i capelli neri e bianco che mi piace, se no mi piace Willie Smith. Poi ci metto, allora, New Reeves, poi ci metto Willie Smith, Kurt Cobain. E poi se avete qualche modello da suggerirmi che potrei mettere nel camion, potete mandarmi il nome di questo tizio qui, se non lo conosco, siccome sono ignorante come una capra, mandatemi anche, non so, il nome e un posto dove posso vederlo in posa sexy, che io veramente vi farò sapere se lo trovo figo o no. Anzi, potrei anche fare un lo bombo o lo passo, tanto ormai si dice che io vada a letto con Piero della Francesca, anche se non è vero. Quindi almeno quelli sì, me li farei, cioè, potendo. Niente, se avete da suggerirmi qualche omino di bei lineamenti, bel culo, cioè bei muscoli, volevo dire, ecco, io apprezzo. E poi, cioè, ecco, che volevo dirvi, scrivetevi, ragazze, se c'è qualche donna all'ascolto, qual è il vostro attore preferito e ditemi cosa vi piace di lui.
E lo stesso per gli omini, tanto quello che scriveranno gli uomini lo cagherò molto poco, al limite guarderò il fidanzato di lei o il marito di lei. E invece quello che mi scriveranno le donnine lo guarderò attentamente, minuto, proprio pixel per pixel, perché sono un po' rompiscatole. E quindi niente, mi rifarò gli occhi perché sono molto stanca. Chissà che mi salgano un po' di più le occhiaie, no? Perché finora mi scendono sempre, sembro un panda. Niente, io vi mando un bacio e se c'è qualcuno che riesce a vedermi, no, dico bella, perché adesso non esageriamo, ma carina così, con la stanchezza che ho addosso, che sono 3 giorni che non dormo, ragazzi. Posso cuccare fino ai 90 anni, cioè proprio vuol dire che finalmente ho ereditato qualcosa della bellezza di mia nonna che è veneta ed è ancora una pezza di figa adesso. Un bacio a tutti, statemi bene e mi raccomando i nomi degli attori che trovate gnocchi. Ciao ciao a tutti, ciao ciao.